arrivati in quel di Chicago. Allora, purtroppo il tempo non è un granché, è grigio. Sono arrivato al pier di Chicago, sul lago Michigan, praticamente qua, dritto di qua, sentieri la linea, c'è il Canada. Non so se vi ricordate, quando è venuto qua a gennaio, la temperatura era siderale, veramente, meno 30. Poi era tutto ghiacciato, ma la skyline rimane bellissima. Tra l'altro la cosa figa è che oggi è vero che il tempo è brutto, è grigio, ma le nuvole tagliano in due i grattacieli, la cosa non è per niente male. C'è una specie di una parte, le ora che sentite sono queste, i raga stanno facendo, credo, la ruota panoramica. E figo, Chicago è veramente una bella città, mi era piaciuta tantissimo anche durante il giro del mondo. C'ero capitato in un'occasione particolare che era il Chicago Blues Festival, il Millennium Park era tutto impegnato, incasinato, oggi finalmente lo vedo e lo godo tanto. Però già qua la skyline è veramente, questa zona qua è veramente bella. Ragazzi, Chicago è straconsigliata. Allora raga, stiamo arrivando nel centro di Chicago, c'è una fila che non ho capito per che cosa, il museo del gelato, ok, c'è la fila per il museo del gelato che è là dietro, va bene. Comunque iniziamo ad essere nei luoghi più iconici di Chicago, Chicago Tribune, che è il giornale di Chicago. E poi qui abbiamo degli altri edifici importantissimi e soprattutto adesso fra un po' vi ci porto, attraverseremo i famosi canali di Chicago con i ponti che si aprono ancora, è clamorosa questo meccanismo, possono passare ancora le navi e guardate, questo è veramente iconico, che figo. Questi canali vengono colorati di verde durante San Patrizio, questo perché c'è una forte componente di immigrati irlandesi del passato e tanti anche altri e tanti anche italiani. Infatti, questa la mangeremo domani, l'ho assaggiata a gennaio, la deep dish pizza è famosissima ed è tipica di Chicago e viene ovviamente da noi italiani. Città indubbiamente dell'architettura massiccia ma molto elegante, in ogni caso è d'impatto tutto questo cemento, ovviamente siamo in America, siamo nel Financial District, quindi è normale avere i grattacieli. Diciamo che, non so come dire, c'è un po' di contrasto tra il lato del lago Michigan, dove si respira molto aria, è molto aperta, c'è molta aria, c'è molto vento anche e c'è molto freddo l'inverno, e questa zona molto oppressiva da parte dei grattacieli, però ha un impatto diciamo più aperto rispetto per esempio a New York. Raga, l'acqua sembra verde come a San Patrizio. Cartello. Tra cui c'è anche quello di Sivola. Esatto. Raga, inizia qua la Route 66. Io. Eh sì, c'è anche un cartello di Sivola lasciato da me a gennaio. Volevo dire adesivo, ovviamente, di Sivola, non cartello, eccolo qua. Le cose più belle di Chicago è camminare veramente per Millennial Park,
parco centrale nella città, che è pieno zeppo di installazioni artistiche, ed estate, come adesso in questi giorni, è anche pieno di eventi artistici. Infatti stasera c'era un concerto di musica classica. Non credo che lo daremo al concerto, perché si è fatto una certa, come si dice, andiamo a mangiarci la famosissima deep dish pizza, ovvero la pizza tipica di Chicago. L'avevo già provata con Jay a gennaio, era veramente molto buona. I ragazzi hanno visto i miei video YouTube, ovviamente vogliono provarla, per cui raga, adesso andiamo a mangiare la pizza di Chicago, deep dish pizza. Buongiorno qui a Chicago, che sole, che bel cielo azzurro. Allora, diretto in libertà stamattina per i raga, e oggi pomeriggio pigliamo il treno, finalmente saliamo sul California Zephyr e ce ne andiamo verso Denver. 16 croccantissime ore di viaggio, però il paesaggio intorno sarà veramente figo, quindi oggi pomeriggio ce la godremo, stanotte un po' meno. E domani inizia un giro invece nei paesaggi americani. Lasceremo giù il treno, prenderemo le macchine, i van, e ci andremo in giro per le Rockies prima e poi per il deserto dello Utah. Che top, raga, non vedo l'ora. Ah, guardate che sfigato oggi col sole. Spettacolo, cazzo, spettacolo. In ritardo di un'ora siamo partiti da Chicago in direzione Denver. Lo zar ci tiene a definire un'ora e 13, ma tutto questo è per mostrargli cosa prova un italiano quando il suo treno è in ritardo, è vero? Questa è una cosa che noi proviamo sempre. Quello che vi meritate. Addirittura. Vabbè, comunque, fatto sta che anche i treni americani quindi sono in ritardo. La cosa figa è che siamo saliti sul California Zephyr e guardate un po'. Venite, venite, venite con me. Buona parte del gruppo è già sul vagone Leading Chill. Com'è? Figo, oh, guarda. Mio. Guardate le super vetrate, i sedili super comodi che si muovono. Si balla. No, qua ragazzi, è veramente, veramente bellino. Passano molto meglio queste croccantissime 16 ore di viaggio. Ci vediamo a Denver. Raga, nella prossima puntata. Eccoci, raga. Con 2 ore di ritardo, siamo arrivati in quel di Denver. Stiamo lasciando il Colorado e stiamo entrando in Utah. Il simbolo di Utah è il grande arco di The Arch. Eccolo, raga. Landscape Arch. Il più lungo, il più sottile. Questo non è certamente il posto più adatto per chi soffre di vertigini.